Grazie Presidente. Beh, certamente le regole non si cambiano in partita, quindi se il gioco inizia si gioca con le regole che si sono stabilite. Ma da donna mi sento di dire che la preferenza di genere è una questione che nuoce alle donne brave. Le donne brave vincono in partita perché sono brave. Le donne brave in un partito che è meritocratico salgono ai più alti vertici perché sono brave. E allora mi sento di dire che in un partito come il nostro, che ha come leader Giorgia Meloni, beh, dimostriamo che quando i partiti internamente vivono appieno la meritocrazia e il riconoscimento delle capacità, e allora le donne riescono a arrivare ai più alti vertici. Questa è la democrazia che vogliamo, queste sono le preferenze che vogliamo vedere in una legge elettorale, che riconoscano il merito sempre e comunque.